Per la quinta puntata di Real Roads abbiamo deciso di allestire un test sociologico. Vogliamo vedere come si comportano due pesci fuori dal loro abituale acquario. E per farlo abbiamo selezionato due tra i nostri più affezionati lettori. Nulla di speciale per l'occhio femminile, ma perfetti per il nostro esperimento. Uno si chiama Alessandro ed è un ducatista, l'altro si chiama Marco ed è il felice proprietario di una BMW. Sono due amici, entrambi desidererebbero girare in pista e insieme parteciperanno nella veste di tester di Real Bikes a un evento che di bolognese e tantomeno di tedesco non ha proprio nulla. Allora, dov'è che siete? Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. L'Harley-Davidson Legend Tour rappresenta la possibilità di far assaggiare agli appassionati del marchio americano l'intera gamma HD in un contesto davvero niente male. Noi siamo stati all'appuntamento di Franciacorta e abbiamo constatato come la ricetta adottata per questo tipo di eventi sia tanto semplice quanto efficace. Musica a palla, belle ragazze, una scuola guida per i novizi, prove su strada e soprattutto demo ride gratuiti in pista. Sì sì, ho detto pista. Per chi non lo sapesse infatti, dal 2008 Harley Davidson produce un modello che non ha nulla a che vedere con il resto della sua gamma. Si chiama XR1002 e ci hanno persino fatto un combattutissimo trofeo. E da quest'anno la famiglia XR si allarga con l'arrivo delle XR1002X, tutta nera, dotata di dischi a margherita e sospensioni più curate. Bene, e adesso, dopo aver fatto le dovute presentazioni, torniamo ai nostri due protagonisti. Come ti chiami? Alessandro. Marco. Quanti anni hai? 35. Che lavoro fai? Architetto. Idraulico. Che cosa ci fai sul circuito di Franciacorta una domenica di aprile? Ho una moto. Vago. Ma non potevi andare a fare un picnic? Già fatto. No. Chi hai dovuto pagare per essere qui? Un amico. Nessuno. Da quanto tempo guidi una moto? Da quando ho 14 anni. Da sempre. E come mai non hai ancora imparato? Si impara sempre nella vita. Che moto hai? Monster 900. Ho detto moto. Ora si spiegano molte cose. Oltre a sperperare soldi, hai altri hobby? Sì, la vela, la subacquea. La vela, la corsa, il nuoto. Prima d'ora avevi mai guidato un Harley Davidson? Mai. No. E non ti vergogni? No. Che Harley hai guidato oggi? XR1002X. Che te ne pare? Buona. Quindi domani venderai la tua moto e comprerai un XR? No. Quante volte hai girato in pista? 2-3 volte. Si vede. Vuoi fare un altro giro? Sì. Ok, gira su te stesso.
Divertito? Sì, molto. La pista di Franciacorta ti è piaciuta? Sì, abbastanza. E il Franciacorta? Anche. È una pista che credi di aver capito? No, non sì. Qual è il punto più tecnico? Il misto dopo le tre curve della partenza. E quello più veloce? Petenino. Lo sai che non ne hai presa una? Ti credi un espertone? Adesso ti castighiamo. In che pista si trova la curva San Donato arrabbiato al tramonto? Vincenzo, Marino. E la Casanova? Sempre Vincenzo. Anche... Descrivimi il chattering in due parole. Saltellamento della ruota anteriore. So. Chi di voi due è andato più forte? Io. Lo sapevi che l'anno scorso con la Harley XR ci facevano un trofeo? Sì, no. Avresti voluto partecipare? Sì. E se lo rifacessero, parteciperesti? Sì. Ora dimostraci che hai capito tutto. Che differenza c'è tra XR 1200 e XR 1200X? Differenza di assetto, la prima è la base, la seconda ammortizzatori, dischi di freni diversi. Non so. Te lo dico io, sulla X ci sono ammortizzatori Showa e freni a margherita. E poi è nera, che spacca. Eri mai stato a un evento alle Edison? No. Che idea ti sei fatto? C'è una ottima organizzazione. E cosa ti è piaciuto di più? Le moto. E poi? Le domine. Stand. Se dico alle Edison, cos'è la prima cosa che ti viene in mente? Una borsa in pelle. Libertà. Se dico 883, tu cosa rispondi? Una canzone degli 883. Sei un mito! Banali. Cultura generale, chi è Willy G? Non so. Lasciamo perdere. Che differenza c'è tra un Hells Angels e un Hog? Guarda, non so. Vedi, non potrai mai avere un Harley. Domanda finale. Quale sarà la tua prossima moto? Un'altra BMW. Risposta sbagliata, eravamo d'accordo che dicesse tutti e due Harley Davidson XR. Dai, rifacciamo. Quale sarà la tua prossima moto? Harley Davidson. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone.